Siamo insieme a Roberto, l'associazione Si può fare con Matteo, giusto? Giusto. Di cosa si occupa? Ci occupiamo di inclusione. In effetti è un'inclusione un po' particolare, perché noi abbiamo cominciato a portare Matteo, che è mio figlio, con la Joëlette. Avete presente la Joëlette, una carriola che porta... E abbiamo cominciato con il Cammino di Santiago, la Francigena, e lui, Matteo, è affetto da sclerosi multipla da 20 anni, e inizialmente era arrabbiatissimo per questa vicenda che gli era capitata, e allora poi la sua fidanzata l'ha lasciato, e sempre arrabbiato ha scritto un libro dove parlava della malattia e della sua situazione. Poi diciamo che non l'ha superata, ma ha cercato di venirne fuori. Ha scritto, come dicevo, il libro, lo andava a presentare nelle scuole e andava a portare il suo messaggio, che era di... Quanti anni aveva Matteo all'epoca quando ha scritto il libro? No, quando si è ammalato da 20 anni, sì. Era il primo anno di università, sì. Ha fatto il Politecnico, poi si è pure laureato, poi è peggiorato sempre, poi è andato sulla sedia a rotelle, adesso non muove più neanche le mani e non riesce più a parlare. E tutta l'ultima vicenda dell'associazione viene dal fatto che non riesce più a parlare, perché prima andava nelle scuole a portare questo messaggio di positività, che diceva la vita vale la pena di essere vissuta anche se ti ritrovi nelle mie condizioni. A maggior ragione voi ragazzi cercate di vivere appieno la vostra vita. E poi quando avete da fare delle cose non vi dovete mai spaventare davanti alle difficoltà, perché alla fine le cose si possono fare. Adesso che non riesce più a parlare, non riesce più ad andare nelle scuole. Allora ha pensato che poteva fare un film che parlasse al posto suo. E però per dimostrare che le cose si possono fare, anche quelle impossibili, ha pensato di fare un'impresa legata sempre ai cammini che facevamo, parecchio impegnativa. Ha trovato su internet Sandro Vannucci, sì. Il dottor Sandro Vannucci, lo conosce, quello che faceva la linea verde, che ha progettato un cammino che va dalla Sacra di San Michele fino a Monte Sant'Angelo, che fa parte del Cammino di San Michele che parte da Mont Saint-Michel e va fino in Terra Santa. L'ha contattato e ha pensato di fare questo cammino e realizzare un film che raccontasse questa avventura. Impossibile da fare, uno che è sulla sedia a rotelle, però se uno vuol fare, lo vuol fare, voleva dimostrare che si riesce a fare. E ci è riuscito, si è trovato un regista, ha trovato chi l'ha portato per tutto questo tempo, 1200 km, 54 tappe, una quantità di persone incredibili, abbiamo smosso mezza Italia, siamo andati sul TG1, si è parlato di voi? Si è parlato. È importante questo? Il film si è fatto, sì. Adesso stiamo portandolo nelle scuole come voleva fare lui, e quindi stiamo portando questo messaggio. Solo la settimana scorsa eravamo a Viterbo con 1000 ragazzi, l'altro ieri eravamo a Grugliasco con l'istituto tecnico, abbiamo fatto 2 sessioni, una alle 8:30, l'altra alle 11, e quindi stiamo portando questo film nelle scuole per portare il suo messaggio. Ecco, papà Roberto oggi qui, insomma, al dono del volontariato, per arrivare a chi principalmente? Noi abbiamo fatto l'associazione per
per poter aiutare questa iniziativa. Certo. E ne abbiamo diverse di iniziative, adesso non sto a raccontare tutte le iniziative che abbiamo fatto, e poi, però vogliamo portare questo messaggio ai ragazzi, ma anche ai disabili. Certo. Perché è una cosa che abbiamo fatto, è di portare i disabili in giro. Per cui noi abbiamo le nostre gioielette, però ne abbiamo, siamo anche in contatto con il CAI di Ivrea, di Pino, e quindi quando dobbiamo portare qualcuno ci facciamo prestare le gioielette degli altri, delle altre associazioni, e quindi portiamo i ragazzi, abbiamo portato dei ragazzi che, delle scuole elementari, dei disabili che non erano mai andati. Insomma, vi mettete a disposizione di tanti altri. Insomma, questo era per arrivare a questo, non solo Matteo, ma per arrivare veramente a tanti altri. Matteo che è a disposizione degli, esatto, altri. È proprio questo il passaggio. È lui che si è messo. È tutto nato da Matteo. Ma è lui che si è messo a disposizione degli altri. È lui che sulla sua sedia a rotelle ha creato questo movimento e si è portato dietro un mucchio di persone che poi alla fine sono gli altri che portano lui. Però una delle cose che vengono ripetute spesso, ma è che non siamo noi che portiamo lui, è lui che porta noi. È quello. È vero, Cioè è lui che organizza le cose e poi gli altri gli vanno dietro. Grande. E spingono lui. Grande Matteo. C'è una pagina social, ci sei un profilo, un indirizzo internet? Sì, c'è un sito che si può fare con matteo.org. E c'è, poi abbiamo anche una pagina Facebook, che è sempre uguale, cioè, siamo molta fantasia, sempre si può fare. Si può fare, perché si può fare, giusto? Si può fare, perché se una cosa la vuoi fare, la vita è quella. Si può fare, sì. Ti ingegni, trovi il modo, cerchi gli amici. E l'altro passaggio è con gli amici si riesce a fare, questo è fondamentale, deve avere molti amici, questa è la cosa che diciamo anche nelle elementari, viene benissimo perché diciamo ai ragazzi, quando avete delle difficoltà chiedete aiuto ai genitori, ai professori, agli amici. Molto spesso i ragazzi si chiudono in sé, specialmente adesso con i tablet, con gli smartphone, tutte queste connessioni, questi social, e viene proprio fuori durante il dibattito dopo, i ragazzi dicono ma non posso più dire che non posso fare una cosa, se l'ha fatta Matteo, se Matteo ha fatto questa cosa qui io non posso più dire che una cosa non si può fare. Grazie Roberto, grazie mille, e si può fare con Matteo. Si può fare.